A tutti. Ciao e buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo un secondo. Lo so che molti di voi stanno a raccogliere le ciliegie. Non fa niente, la diretta sarà salvata. Mi avete scritto in decine. Graziella, non potrò assistere perché devo andare a raccogliere le ciliegie. Tranquilla, la diretta sarà salvata. Da dove si sente questa voce? No, Da qua? Sentivo l'eco della mia voce. Allora, che cosa dobbiamo fare? La Charlotte ha le ciliegie. Farla vedere bene. Guardate che carina. Non è carina? La mia è piccolina perché ne dobbiamo fare due. Quindi. Sì, dai, possiamo già iniziare. tocca Che devo fare? Devo aggiornare là. E tu riprendi qua. Nel frattempo aspettiamo un attimo. Charlotte alla ciliegia. Dove, che devo fare? Qua. Arrivo. Grazie Valentina. Seconda Ci siamo? Possiamo iniziare? ciliegia. Ciao Tina! Allora, realizziamo la Charlotte alle ciliegie. Allora, lo so che nel video mi sono vista adesso, sono bianchissima e c'è un problema, un piccolo dolore alla schiena che mi sta dando fastidio da ieri. E quindi solo questo, niente di grave. Perché so già che scriveranno che hai, non ti senti bene. Ho un piccolo dolore alla schiena, Grazie, niente di Vito. grave. Allora, adesso mettiamo da parte le ciliegie un attimo e iniziamo la nostra ricetta. Ah, e queste sono queste qua? Innanzitutto, le Ciliegie. ciliegie. Cioè, nel pieno. Siamo nel pieno del periodo delle ciliegie, quindi facciamo una ricetta con le ciliegie. Ho pensato di fare un Questo dolce perché voi preferite i dolci alle ricette salate e quindi abbiamo fatto le ciliegie, abbiamo fatto la Charlotte. Gli ingredienti sono sia nel link in descrizione del post e li ho messi anche nel primo commento o secondo commento, l'ho appena messo il link. Va bene? Allora, si questo riporta lo al mettiamo blocco. qua e noi procediamo. Allora, procediamo piano piano perché devo spiegare un paio di cose. Allora, innanzitutto ci serve l'anello, voilà. Ci serve l'anello di uno stampo a cerniera che dobbiamo mettere direttamente nel piatto di portata. Quindi non dobbiamo lasciare il fondo dello stampo a cerniera, ma dobbiamo utilizzare solo l'anello. Sì. Il mio è da 22 centimetri circa, 20-22 centimetri circa. Se volete farlo più grande, semplicemente dovete raddoppiare le dosi, o raddoppiare o fare una dose e mezza. Ora, innanzitutto dobbiamo tagliare un pochettino il savoiardo in modo da farlo arrivare pari all'altezza dell'anello. Quindi io lo taglio un po', ma questo pezzettino di savoiardo di scarto adesso lo utilizzeremo dopo. Poi vi faccio vedere come. Io metto la parte zuccherata verso l'esterno, così. Mi raccomando, fateli tutti uguali. Quindi mettiamo la parte zuccherata verso l'esterno. Ora aspettiamo che arrivino anche gli altri, che devo fare un paio di saluti. Grazie Margherita. Si Ok, fai vedere qui. vede? L'interno si vede? Devo mettere questa la base. Sì. E dobbiamo fare anche la base con i savoiardi. Quindi prendiamo i savoiardi interi finché ce la facciamo con quelli interi. E poi utilizziamo i pezzettini di scarto che avevamo tagliato, ma non è grave se non li mettiamo dritti, tanto non si vede, è una parte che va nascosta. E facciamo così. E abbiamo ricoperto la base.
Adesso ricoperta la base, possiamo procedere con la ricetta. Allora, io ho fatto una salsa di ciliegie e adesso vi spiego come. È tutto spiegato nel link. Non la potevo fare in diretta con voi perché serviva fredda. Allora, che cosa ho fatto? Ho preso, aspettiamo che tu ti alzi, ho preso le ciliegie. Ho preso le ciliegie, le ho denocciolate e le ho messe in una pentola con un po' di zucchero e il succo di limone. Il succo di limone è importante perché fa diventare la salsa lucida, come vedete. Vedete com'è bella, lucida e densa? Il succo di ciliegia aiuta sia a raggiungere la densità giusta e sia ad avere una bella lucentezza. Quindi ho denocciolato le ciliegie, le ho messe in una pentola con lo zucchero e il succo del limone. Per le dosi non vi preoccupate, sono tutte nel link. Ora pensiamo al procedimento. Ho messo a cuocere le ciliegie. Non devono stracuocere, devono solamente ammorbidirsi. Una volta che le ciliegie si sono ammorbidite e si è formato il succo, potete spegnere. Che facciamo? Filtriamo il succo e otterremo questa salsa più liquida dopo aver filtrato le ciliegie. E questa qui invece saranno le ciliegie cotte, frullate. Frullate con un mini primer, semplicemente. O con un mini primer o con un passatutto. E quindi avremo fatto una salsa più morbida, più leggera, più liquida, per bagnare i savoiardi. E questa qui, questa salsa di ciliegie più densa, per condire al centro la crema della Charlotte. Sono stata chiara? Ci sono domande? Così non proseguiamo e ci fermiamo step by step. Grazie, okay? Rossana. No, dimmi tu se ci sono domande. Dovevi fare i panzerotti oggi, friggere? No, ho detto che avremmo dovuto fare una diretta sui panzerotti, ma non oggi. Oggi avevo detto che avremmo fatto la ricetta con le ciliegie. Ok? Faremo... Le faremo prossimamente, tranquilli. Okay. Va bene? Allora, abbiamo spiegato come fare la coulis, che è questa qui. Abbiamo fatto pure la rima. Ora, mettiamo un attimo da parte l'anello e la salsa. Questa è la salsa più densa e questa è la salsa, cioè il succo che abbiamo ottenuto filtrando le ciliegie. Va bene? Ok. Ora prepariamo la crema. Io ho messo lo stampo in freezer, non lo stampo, il recipiente in freezer, perché quando utilizziamo la panna, tutti i recipienti, tutti gli accessori che utilizziamo devono essere ben freddi. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di mascarpone e Philadelphia, oppure, come ho scritto nel link, possiamo sostituire la Philadelphia, il Philadelphia, la Philadelphia, come la volete chiamare, con il latte condensato. Aggiungiamo al mascarpone e al Philadelphia la panna che ho appena uscita dal frigorifero. Ho appena tirato fuori dal frigorifero, non si dice uscita dal frigorifero. Aggiungiamo la vanillina oppure l'estratto di vaniglia. Io non avevo l'estratto di vaniglia, sto utilizzando la vanillina, e lo zucchero a velo. Che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una camicia cream con la Philadelphia. Potete realizzarla anche con il latte condensato. Ora io dovrei utilizzare. Grazie Angela, grazie Giovanna. Io dovrei utilizzare le fruste, ma se utilizzo le fruste faremo un po' di rumore. E allora io faccio piano piano a mano, ma voi utilizzate le fruste, la planetaria, quello che volete. Io faccio a mano così da non fare rumore. Così nel frattempo voi fate delle domande, io rispondo e faccio anche i saluti che devo fare e che stanno aspettando. Un attimo solo. Allora. Un milione di stelle. Eh? Un milione di stelle per fare saluto. Beh. Allora, dobbiamo salutare tutti i bambini che ci seguono, tutti. In particolare Mattias. Ciao a zia. Veronica, Antonella e Noemi.
E poi dobbiamo salutare una bambina grande che si chiama Tonia. Ciao Tonia, sono felice se tu sei felice dei miei saluti. Noi sappiamo perché. Ciao Tonia. E ciao Chiara, che è la sorella di Tonia. Va bene? Ah, sono due, Chiara e Tonia. Sì, Chiara e Tonia. Ah, Chiara e Tonia. Sì. Ah, sono due persone. Sì, mo per guardarti a te. Okay. Due ragazze. Sono due ragazze. Sì. Ma pensavo che era la una ragazza. Sono tutte e due speciali, ma una è un po' più speciale. Ecco. Ok, capito. Quindi io, vedete, sto cercando, ci riuscirò, ci metterò un po' più di tempo, però non voglio accendere il... C'è una domandina? Sì. Quanto ci riesce? Devi. Che cosa? La domanda. No, sempre. Sì. Quanto ci riesce per ottenere quella... È scritto nel link. Quella... È scritto tutto nel link, non ti preoccupare. Sì. Da 250 ai 300 grammi di cibo. È tutto scritto nel... Sì, tutto scritto nel link. Nella ricetta del blog. Grazie Maria, grazie Joy. No, come vedete, anche a mano si monta molto facilmente, molto velocemente ed è facile da montare. Antoinette! Eh? Saluti da Antoinette. Ti saluta Antoinette. Antoinette Zanotti, ti saluta. Ah, è un nome, Antoinette. Antoinette, sì. Vabbè. Ciao Antoinette, scusami. Ti saluto con le stelle. Oh, vedete? È quasi fatta. Perché essendo il mascarpone un composto molto grasso, si monta velocemente. Mi raccomando, se montate o con la planetaria o con le fruste elettriche, occhio a non montare troppo, perché altrimenti andate oltre. Allora, fai vedere che è montata. Quando la crema si presenta così, è pronta, vedete? Ma questa è una crema di, abbiamo detto, mascarpone, panna, mascarpone e Philadelphia, oppure latte condensato. Come avete visto, quanto tempo ci vuole a montarla? 2 minuti. Ma no, non serve il... Figuriamoci col frullino, serve, se uno vuole fare più veloce. Se non ha forza. Si può fare, sì, si può fare. Ok? Devo ripetere qualcosa? Si può fare anche, sì, adesso lo dico. Allora, io sto utilizzando le ciliegie perché siamo in pieno periodo di ciliegie, sto utilizzando qui da noi. Sì, però, come ho scritto anche nel link, potete utilizzare il frutto che preferite, quindi le fragole, i lamponi, i mirtilli, le pere, le pesche, buonissimo con le pesche. Stessissimo procedimento, uguale uguale, va bene? Grazie Elisa, grazie Sanna. Grazie a tutti. Ora abbiamo foderato lo stampo. C'è qualcuno che è appena collegato, cosa stai preparando? Stiamo preparando la charlotte alle ciliegie. Che siamo il paese delle ciliegie, qui a Conversano. Però possono utilizzare altri frutti. Abbiamo detto, le pesche. È scritto nel... Sì, è tutto scritto nel link. Ora non mi ricordo che... Poi con calma andate nel blog. Che frutta verrà adesso di stagione? Le pesche. Le albicocche. Buone anche le con fragole. Le fragole. Insomma, il frutto che voi preferite. Va bene? Ok, ora che cosa facciamo? Andiamo a bagnare la base. Vieni. Sì. Con la salsa più liquida. Sanna l'ho salutata. Non usiamo la coulis perché quella è densa, non bagnerebbe i savoiardi. Così, vedete? Non abbiate paura perché tanto i savoiardi assorbono tutto. Se c'è qualcuno che vuole sapere come l'abbiamo tenuta, adesso possiamo ripeterlo. Mettiamo qualche altro pezzettino di savoiardo. Charlotte alle ciliegie. Sì. Di Conversano. Bio. Chilometro sotto zero. Vedete? Stiamo bagnando i savoiardi alla base. Così abbiamo usato tutto il succo. Io naturalmente avevo fatto, vabbè, non c'entra niente, una doppia dose, ma perché ne ho fatti due, questa per il link e questa per voi adesso. Ok,
Ma più piano, veramente. Sto calmissima, sto tranquilla, solamente che ho questo dolore. Eh sì, che vabbè, mi dà un fastidio. La Philadelphia ha una consistenza molto diversa dal latte condensato. In tal caso, quanto... È tutto scritto nel link. Tutto scritto nel link. Sì, sono diversi... Sì, ha una consistenza diversa, però è più o meno la stessa cosa. Sì. Tranquilli. Stessa, più o meno stesso peso. È già tutto calcolato. Sì, ok. Adesso abbiamo la crema. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare due in due modi. O mettere la crema così com'è bianca, oppure aggiungere alla crema la salsa. Io, a me non mi piacciono le cose troppo disordinate, io metterò la crema bianca e poi aggiungerò la salsa e le ciliegie. Se a voi piace la crema che diventi rosa o più rossa, aggiungete la salsa in questo momento alla Kami Cream, però mescolate con delicatezza in modo che non si smonti, va bene? Penso che è facilissimo veramente. Ditemi. Sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Sì, ripeti, sì, sto ripetendo. Allora, sì, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti fino ad ora. Abbiamo preparato la salsa. Questa è la prima cosa che dovete preparare, perché per utilizzarla nella Kami Cream, naturalmente, deve essere fredda. La salsa di ciliegia. La salsa di ciliegia, la culì. Se non è fredda, andiamo a smontare tutto il composto quando lo aggiungiamo. Quindi, come l'ho preparata? Ho cotto le ciliegie denocciolate con zucchero e succo di limone. Ho filtrato, con la parte del succo che ho ottenuto sono andata a bagnare i savoiardi alla base. Con le ciliegie le ho invece frullate e ho ottenuto la coulis. Va bene? Poi ho preso lo stampo a cerniera, ma ho preso solo l'anello e l'ho posizionato già sul piatto di portata. Sì. Quindi ho tagliato... Quindi l'ha tolto il fondo. Sì. Qui non c'è il fondo, vedete, il fondo sì, sono i savoiardi. La tortiera cerniera. Sì, perché sennò poi per trasportarlo diventa difficile. Va tolto. È comodissimo, mettete il cerchio sull'anello sul piatto di portata, poi lo sformate ed è pronto. Ho tagliato un pochettino alla base i savoiardi per fare in modo anche che rimanessero in piedi e dritti. E li ho messi sistemati tutto intorno all'anello. La parte zuccherata, vedete? L'ho messa verso l'esterno. Si vede? La parte? Zuccherata. L'ho messa verso l'esterno. La parte non è zuccherata. Non è zuccherata, vedete? Parte quindi, zuccherata. Attenzione, vediamo, parte non succede niente se voi mettete... Parte zuccherata. Parte però diciamo che poi si vede la differenza. Se invece di così, sì, lo presentiamo sì, così, si vede la differenza. Quindi, e quindi attenzione a metterli tutti con la parte zuccherata verso l'esterno. Dettagli, dettagli. Questi sono dettagli piccolini che poi quando tu vai a sformare il pollo, ti accorgi della differenza. Oppure dettagli, se volete fare differenza, un gioco di consistenze, di colori, di forme, fate uno e uno e fate un pochettino di scena. Ora, che cosa facciamo? Abbiamo preparato la Kami Cream. Come l'abbiamo preparata? Innanzitutto tutti gli ingredienti e anche il recipiente erano freddi di frigorifero. Abbiamo unito panna, mascarpone e Philadelphia oppure latte condensato. Io ho aggiunto la vanillina e lo zucchero a velo. I savoiardi vanno bagnati o no? Sì, questi qua. Eh? Sì. No, questi qua no, non vanno questi bagnati. Qua no, perché altrimenti poi non reggono più. Ma perché questa comunque si inumidiscono con, il, ripieno, con il riposo e con. Quindi vanno messi asciutti, sì, no? Questi non vanno messi asciutti. Poi se voi li volete bagnare, potete bagnarli solo dalla parte che va a contatto con la crema, ma leggermente, altrimenti poi nel momento che andate a sfoderare rischiate che si sforma il dolce. No, non va bene, non va bene. Va bene? Okay. Quindi il procedimento è questo. Sì. Allora, preparata la Kami Cream, abbiamo detto che possiamo aggiungere un po' di salsa oppure lasciarla bianca. Facciamo così, visto che questa non ho aggiunto la salsa, a questa aggiungiamo un po' di salsa, vedete? Poca. Basta un cucchiaio e mezzo. Nella crema? Sì, nella Kami Cream. E andiamo a mescolare con delicatezza. Sì, non c'è bisogno che tutta diventi rosa. Facciamo così. Pink. Facciamo tipo variegato. Pink ecco. Pink. Così. Sì. E andiamo a farcire la base, così. Vedete? È facilissimo.
È veramente un dolce che si prepara in 10 minuti. Sì, non c'è cottura. Non c'è cottura, è fresco. È fresco, estivo. Così come ho scritto nel link. Frutti di stagione. Lo potete conservare in frigo o in freezer se volete conservarlo più a lungo. Sistemate bene così. Sistemate in modo che la crema vada vicino ai savoiardi, così i savoiardi poi quando andate a sfornare rimangono belli dritti. Ora, messa la camicia cream, non mi piace chiamarla in inglese, chiamiamola una crema, chiamiamo crema. Messa la crema, che cosa uniamo? Uniamo delle ciliegie che io ho già denocciolato e tagliato a metà, va bene? No, come si chiama? Bina, non rimangono secchi. Ho preso le ciliegie, le ho denocciolate e tagliate a metà. Le andiamo ad aggiungere così nella crema. Non è importante come le aggiungiamo, l'importante è che ci siano. Per le quantità, vedete voi. Io ho scritto semplicemente ciliegie, perché anche questo va a gusto. Io per esempio, adesso che sono diventata adulta, ho scoperto di essere allergica alle ciliegie e quindi io non posso mangiare manco una. Aggiungiamo anche un cucchiaio di salsa, così, vieni, ah, si vede? Se si vede, si vede. Così, così quando andate a tagliare ci sarà un bel effetto. Va bene? È chiaro tutto il procedimento fino ad ora? Se c'è qualche domanda, dite pure. Sì, è bella variegata, è vero. Ora abbiamo messo il primo strato di crema. Andiamo ad aggiungere il secondo strato di crema. Ora potete fare così come sto facendo io e poi decorare col sac à poche. Però se poi andate a farcire e andate a coprire tutto con le ciliegie, non serve decorare col sac à poche. Un attimo. Sì. E già li ha fatti i saluti? Sì, era, sì. Era Tonio, sì, diceva. Chiaro, ho già fatto i saluti. Hai salutato a Tonio? Sì, ho salutato a Tonio. Abbiamo salutato i primi. Comunque, vabbè, li rinnoviamo. Sì, adesso li rinnoviamo, non ti preoccupare. Aspettate. Io devo raccoglierla tutta, la crema, perché sennò è poca. Avanza e dispiace. Aspettate un attimo. Se mi vedete robotizzata perché ho il dolore alla schiena. Come hai fatto robotizzata? Robotizzata nei movimenti. Ah, il dolore? Sì, come dobbiamo dire robotizzata? Come dobbiamo dire? Sì. A scatti. A scatti. Mi sento anche leggermente rinco. Allora, sistemiamo bene. Se voi poi avete intenzione di ricoprirla con la salsa, no, usate questa sac à poche, se non volete ricoprire con le ciliegie, va bene? Ora adesso vi do un'altra alternativa che potete utilizzare. Aspettate, facciamo le cose per bene. Dove sta quello? Vabbè. Ho apprezzato la crema, la livelliamo? Sì, adesso livelliamo. Sto bagnando il cucchiaio leggermente per fare in modo che la crema non si attacchi. Con acqua. Sì, sì, con l'acqua. Sistemiamo. Io che giro e giro l'anello, vabbè. Livelliamo bene. Così. Ora. A me è avanzata della crema. Perché è avanzata della crema? Perché io ne ho fatta di più per farne due. Che cosa possiamo fare con questa crema? Possiamo mettere, l'ho scritto anche nel link, quindi tranquilli, trovate tutto nel link. Possiamo metterla in un pentolino e riscaldarla, a parte mettere in ammollo un foglio di gelatina, che se non erro sono 2 grammi, mettere in ammollo in acqua fredda, strizzarlo e poi aggiungerlo alla salsa. E quindi che cosa possiamo fare? Possiamo poi cospargere tutta la superficie con la salsa. Io ora non lo posso fare perché questa qui non ha
la gelatina e quindi poi colerebbe dappertutto. Però se voi volete potete farlo e fate la salsa. Quindi la con la gelatina? Allora, no, gelatina. Non la sprecare. Non... Va bene? Sì. Io non lo faccio adesso, però si può fare. Ok? Però possiamo provare a fare una cacchetta in diretta. Grazie Maria per le stelle. Aspettate. Tanto, diciamo la verità, questa qui è per mia madre. Perché mia madre domenica ha fatto il compleanno, ma io non le ho potuto fare la torta perché ero a lavoro. E quindi ho rimediato oggi e questa è per lei. Quindi l'importante è che quella bella che devo dare a mia madre sta qua. Qui se combiniamo qualche disastro rimane fra noi. Vabbè, questo è in diretta. È in diretta. Non c'è il trucco, non c'è in gamba. Adesso io sono quella, nessuno fa queste cose in diretta, però io le devo provare a fare. Perché sì. Mi è venuto in mente, lo devo fare. Vediamo se riusciamo a fare dei cuoricini. Aspetta, tu riprendi qua che io devo prendere uno sicuramente. Grazie Lilia. Forza! Allora, non so se lo voglio fare. Chi via più stella avrà il dolce in omaggio. Ma non mi date retta. Allora, vediamo se riusciamo a fare questa cosa che mi è venuta in mente. Facciamo delle gocce. Magari tutte delle stesse, della stessa dimensione. Ora io, come vedete... Siamo in diretta, tutto live. Fra le mani che mi tremano e il mal di schiena. Abbiate pazienza se faccio un disastro. Infatti, vedete, quella già più... Stai sperimentando? Non sto sperimentando, è una cosa che ho sempre fatto, ma nell'intimità della mia cucina. Da sola. Ma stai facendo una decorazione diversa? Sì. Vediamo, se viene bene continuiamo, se no ci fermiamo e spatoliamo. Ho preso uno stuzzicadenti. No, non si vede, un altro. Uno stuzzicadenti sì. Normale come quelli che usiamo. Grazie Elisabetta. Ora, che cosa facciamo? Proviamo a fare i cuoricini, così. Partiamo cuoricini. Di qua. No, facciamo vabbè. Così. Ma... Vabbè. Quello mi ha rovinato tutto. Si vede. Si vede anche un cuoricino? Wow! Questi qui sono venuti bene. Qui c'era sicuramente un pezzo di... Vedete? Questa monella di pezzo di ciliegia. Vabbè, lascia stare. No, io lo devo togliere. Sì, un grumo. Se dovete fare questa cosa, filtrate la salsa. Ok. L'abbiamo tolto. Peccato. Vabbè, non fa niente. Pazienza, dai. Si vede. Si vede che è venuto il cuoricino? Sì. C'era un grumo. C'era un grumo. Vabbè, non importa. Dai, quello. Quello è il movimento da fare. Aspetta. Se lo dobbiamo fare, eccoti qua. Facciamolo completo. Se questo è fatto così, questo facciamo così. Ne manca un altro. Che è difficile stare piegati col mal di schiena. Allora, se questo l'abbiamo fatto verso senso, destra, questo lo facciamo verso contro sinistra. Senso. E quindi così. Sì. Va bene? Diciamo che è carino. Dovete dire che è bellissima. Sì, è bellissima. Ora, decoriamo con le fragole, con le ciliegie, buonasera. Con le ciliegie. Naturalmente, le ciliegie si mangiano prendendole dallo stelo. Dal peduncolo. Dallo stelo, dal peduncolo, come lo vogliamo chiamare? Pedicino. Dal pidicino. Pedici. Cosiddetta con Bersano, pidicino. Oppure, meglio ancora, dopo da cerri. Va bene? Quindi, ora scegliete voi come decorare la charlotte. Potete denocciolarle e mettere denocciolate, ma perdete l'effetto di un po' di verde come colore per dare un po' di colore alla charlotte. Però scegliete sì, voi. Come io per faccio così. La decorazione. Io metto le ciliegie. Quindi intere. Intero oppure tagliate a metà, insomma, quindi a seconda. Diciamo, fate voi. Come volete voi. Cioè una decorazione. Io devo pensare anche alla bellezza delle fotografie e quindi grazie ancora Antoinette.
ti rinvia la storia un po'. Grazie mille, grazie. Ti dona, ma un dono. È così, vediamo se prendiamo una cintura. Un dono per supportare la e pagina. Lo al centro qui. Va bene? E la Charlotte è pronta, è finita. Adesso va semplicemente messa in frigorifero. Beh, è bene. È dolce, è fatto. Quindi abbiamo semplice, questa, la Charlotte. Estivo. E questa. Come vedete l'abbiamo decorata in due maniere diverse. Sì, adesso a voi la scelta, mi aspetto di vedere delle Charlotte bellissime. Non c'è cottura? No, nessuna cottura. Bello fresco, estivo. Solo per fare la pulizia. Solo quello, un po' impegnati. Però veramente ci vogliono 5 minuti per realizzare. Impegnati, quindi già un po' di più. Non mi farà tutto questo calore in casa. Va bene? Se si blocca il video, non è colpa mia, sarà colpa della connessione. Vabbè, lascia stare. Va bene? Ok. Se ci sono domande. Fate pure. Chi vuole mandare le stelle? Può farlo. Facciamo? Anche dopo. Grazie Angela. La sformo così vi faccio vedere? Ah, bisogna sformarla. E non bisogna sformarla adesso, la dovete sformare prima del servizio. Però io non voglio lasciarvi con... Però vi ho fatto vedere come si fa. La sformiamo? Aspetta. Facciamo una domanda. Visto che io sono quello del rischio, aspetta. Facciamo una domanda, la sformiamo? Col punto interrogativo, facciamo una domanda. La sformiamo o non la sformiamo? La sformiamo? Sì o sì, no? O no? Io sì, ascoltami, guarda qua. Allora, siccome voglio farvi vedere. Deve essere fredda, semplice, sì, deve essere fredda, però. Appunto. Se io vedo che i savoiardi si muovono, ritorno indietro. Però vi voglio far vedere quanto è semplice. La ricetta c'è già nel blog. Quanto è semplice sformarla? Vedete? Sì. Oh. No, non la voglio togliere. Ho paura. Grazie Tonella. Wow, è andata. È andata, basta. È andata. La Charlotte è andata, l'ha sformata. L'ha sformata in diretta. In diretta. Quindi, come vedete. Non è successo niente. Non è successo niente. Cioè, ha retto la crema. Ora io la rimetto. Il procedimento è giusto. E vado in frigorifero, ma solo per sicurezza. Come vedete è rimasta tutta a posto. Intera. Ok? Ora ditemi voi se avete domande, perplessità, qualcosa che vi tormenta. Sì. La ricetta è nel link e in uno dei primi commenti, va bene? Sì. Ok. Il caffè è rimasto là nella caffettiera. Va bene, sta ordinato. Da fare. Fine? Non ci sono domande? Sì. Ci sono domande? Perfetta, bella. Ah, bella, sì. Bella, buona, magica, grazie Tino, tu sei veramente troppo cara. Soprattutto perché sopporti tutti i miei sfoghi quando ce lo sporto. Grazie Tina. Grazie anche a Tina Silvestri. Come si taglia? Io ora non posso tagliare né uno né l'altro. Questa perché è per il compleanno di mia madre, gliela devo regalare. Questa perché non è ancora fatta, è proprio morbida, come faccio a tagliarla? Un passo alla volta, si dà una ciliegia, si sciacquano con l'acqua fresca. No, di solito noi non laviamo mai la frutta, la verdura, la usiamo direttamente dal campo alla cucina. È scontato che queste ciliegie siano lavate. Ma con dell'acqua semplice, l'acqua fresca. Allora, queste sono biologiche e quindi che cosa possono avere sopra? Solamente un po' di polvere. Non hanno nient'altro, sì, e quindi basta l'acqua fresca. Ma acqua fresca, sì. Nel caso un po' di acqua bicarbonata. Sì, va bene, non ti dilungare troppo. Va bene. Per tagliarla. Aspetta, vieni qua. Se una non ha lo stampo a cerniera. Se uno non ha lo stampo a cerniera. Lo stampo alternativa? Che stampo posso usare in alternativa? Si può usare fatemi pensare che cosa si può fare. Puoi fare, però, e poi per sformarlo, come lo sformi? Pure se vuoi fare con una teglia normale, non si può. Tu puoi utilizzare, ma poi come fai a sformarlo? Non si può. Non andate si può. Sulla vetrina di Graziella Amazon e dovrebbe esserci. Però lo stampo a cerniera, lo comprati là. Aspetta, però fammi pensare che devo trovare una soluzione. Adesso ti diceranno. Se tu vuoi, puoi provare a fare l'anello con la stagnola. Se tu ce l'hai questa pazienza,
Puoi provare a farlo con la stagnola. Vabbè, Quindi appiattisci la stagnola arrotolata e fai l'anello. Vabbè, se poi ti vuoi lo completare la chiudi vita, con, sì. Come si chiama quella cosa che fa tric 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 tric? Ciappatrice. Ciappatrice. Sì. Ciappettatrice. Vabbè, con quella cosa che mette le ciappette e hai fatto l'anello. Spillatrice. Con la spillatrice e hai fatto l'anello. Potresti provare a fare così, però non lo so se funziona veramente. Non lo so. Invece se è più basso, basta. Se è più basso, fai più bassi i savoiardi. Oppure fai più crema. No, se è più basso. Usciranno no. fuori i savoiardi dallo stampo. Sì, oppure vabbè, li spezzi di più i savoiardi. Oppure spezzi di più i savoiardi. L'importante non è quel. L'altezza. Non è quello che esce dall'anello. Dal bordo. L'importante è che la crema vada a pari poi dei savoiardi, eh sì, perché tutto, non c'è niente di più brutto che vedere quei savoiardi che escono come le recinzioni dei, eh sì, è tutto dei proporzionato. Giardini, e poi la crema che è bassa bassa, cioè poca poca, capito? Quindi fate in modo che poi sia tutto proporzionato. Ho detto questo è da 20 centimetri lo stampo. Sì, 19 centimetri, 19, 20, sì. Questo è. Bene. Se voi fate quello da 24, raddoppiate le dosi, anche se viene un po' più basso è bello lo stesso. Io ho fatto piccolino perché sì. Noi siamo pochi. Per tagliarla, io non la taglio ma vi faccio vedere. Sì. Potete scegliere di fare due savoiardi a persona o uno solo. E quindi fate così. Sembra da triangolo. A triangolo, sì, verso il centro. Sì, vabbè, ecco, cioè sempre di contorno. Va bene. O due o uno. Poi io quando la taglio, se riesco, faccio la foto e vi faccio vedere la parte interna. Sì, quando la tagliamo vi faccio vedere la foto. Sì, poi la metto nel blog. No, non. Ora non ce l'ho. Non. Ho sprecato tagliarla adesso. Italia pasta. Vabbè, non ho capito Italia pasta in che senso. Va bene. Okay, coppa pasta esistono. Coppa pasta? Sì, esistono i ring, si chiamano. I ring di diverse dimensioni. Coppa pasta, sbaglio. Che, no, i ring. Che sì. Sono solo solo l'anello, senza base. Esistono di diverse dimensioni, anche regolabili. Senza cerniera. Senza cerniera. Ah, ci sono. Anche regolabili. Solo cerchi. Solo il ring. Diversi, solo diverse misure. Quindi potete utilizzare quello tranquillamente. Sì. Non c'è il fondo, non c'è la senza fondo se ne serve proprio per fare questi. Sicuramente c'è quella set che ci sono diverse misure. Sì. Quindi si chiamano ring. Sì. Allora, come ho detto già, si può fare con le fragole, con i lamponi, con i mirtilli, con le pesche, con le albicocche, con la frutta che voi preferite. Io ho utilizzato le ciliegie perché da me in questo periodo siamo pieni di ciliegie bellissime, buonissime, venite a Conversano, comprate le ciliegie di Conversano. Piccola parentesi pubblicitaria. E quindi ho utilizzato le ciliegie. Però potete tranquillamente utilizzare qualsiasi frutta vogliate. Possibilmente stagione, così è meno trattata. Un'altra cosa, se vi avanza la salsa, non è che la buttate, no. Al momento di servire la charlotte a fette, per chi la gradisce, potete aggiungere un po' di salsa sulla fetta della charlotte. Grazie, va bene? Patrizia. Ok, penso sì. Che ho spiegato tutto sì. Molto chiaramente, anche perché è veramente facilissima, a prova di scimmia questa charlotte. Va bene? Aspetta, c'è una domanda che non sono riuscita a leggere. Al posto delle ciliegie va bene tutto? Andrea Montanarini. Sì! Lo stai facendo apposta a fare questa domanda per la quarta volta? Sì. Perché? Perché mi fa sempre i commenti da disperato di quello che vuole venire al sud. Quella la 3 euro da Cinis. Che cosa? Dei quei cerchi là. Tina ha scritto 3 euro da Cinis. Ah, va bene. Cioè non vale la pena, ma... Che cosa, quasi qua? Martini... Si può usare la ricotta? Sì. Cartona, stagnola. Grazie, sì. Hai detto una cosa giusta. Giovanni. Fatto attacco. Non vale la pena. Sì, no, infatti. Costano pochi. La signora ha chiesto se si può usare la ricotta al posto della Philadelphia. Sì, e viene buonissima. Sì. Puoi utilizzare anche la ricotta al posto del mascarpone. Va bene?
regola. Devi bere? Sì, devo bere. E bevi. Dimmi se ci sono delle domande. Graziella, fai un bel massaggio stasera al regista. Fatti fare. Ah! Perché devo fare io a lui? No. Com'è? No, no. Io non sono una da massaggi. Va bene. Sì, Enrica. Allora, mandatemi tutte le foto, però non me le mandate sempre in privato, perché poi ogni volta vi devo chiedere, posso utilizzare la foto? E a volte non ho tempo di fare questa domanda. Salutami Gioia del Colle. Quando vado a Gioia del Colle? Salutiamo Gioia del Colle. La farò, ciao, bravo. Sì, fate e poi mandate le foto, pubblicate le foto, mandatemele che io le pubblico, va bene? No, sta bene così, tanto abbiamo finito. Ok? Sì. Va bene. Allora, io vi ho fatto vedere la Charlotte. Abbiamo fatto due Charlotte, una per il sito e una per voi in diretta. La ricetta la trovate nel mio blog che si chiama, ripetete tutti insieme, www.cucinacomegraziella.it. Lì trovate tantissime ricette. Basta cercare il sito, sì, è semplice. E poi c'è una lentina dove c'è scritto cosa vuoi cucinare e basta mettere o l'ingrediente o il nome della ricetta e vi esce tutto quello che volete voi. Se volete vedere i video che abbiamo realizzati potete andare su YouTube. Ma come si chiama su il canale YouTube? Si chiama lo stesso Cucina con me Graziella. È tutto uguale. È sempre così. Sì, Cucina con Graziella. La pagina Facebook. Anche su Watch. Avete presente quel simbolino che sta su Watch Facebook? Di Facebook. Watch, che c'è quel triangolino? Sì. Andate guarda lì. Significa. Significa guarda. Ci sono anche live video. Dove andate a vedere tutti i video. Basta che cercate Cucina con me Graziella e vi escono tutti i video che abbiamo realizzato fino ad ora. Ce ne sono parecchi. Vedete, c'è da divertirsi. Ci sono parecchi video. Belli e interessanti. Sì. Va bene? Abbiamo detto tutto. Ora ci possiamo salutare, io nel frattempo risaluto Tonia, ciao Tonia, ti mando un bacio a te e a tua sorella Chiara, ciao. E possiamo salutare. Grazie Angelo. Va bene? Sì. Per quelli che non sono in diretta, la diretta sarà salvata. Grazie Mariella. Ok, dai, abbiamo finito. Sfogatevi. Abbiamo finito? No, ci sono i razzi. Va bene, grazie a tutti, dai. Sì, ciao Milena, ciao, grazie. Grazie a tutti. Allora, ci vediamo. Salvo imprevisti, ma non lo so se ci saranno. Sì. Martedì prossimo. Martedì prossimo, se avete delle richieste di diretta che possono durare massimo mezz'ora, fatele pure in diretta. Fatele pure, scrivetele pure nei commenti e io proverò a realizzarle, va bene? Allora, ci vediamo martedì prossimo alle 4, stessa rete e stesso orario. Sì? Stesso canale, stessa rete, stesso orario. Stessa rete, sì. Non lo so, nemmeno io che cosa sto dicendo. Va bene? Allora, ci vediamo martedì. Ciao Mattias! Beh, mamma, non te li ho fatti di persona perché stavo a lavoro. Tanti auguri di buon compleanno, mamma. È stato però domenica, non fa niente, meglio ritardo che mai. Ciao! Sì, ciao a tutti! Ciao, alla prossima! Ciao! Supportate il canale, vi mando le stelle. Chiudi! Ciao!